Ha scelto Policoro per chiudere la sua campagna elettorale Piero La Corazza, che domenica, insieme a Marcello Pittella, Nicola Benedetto e Michele Somma, concorre per le primarie del centro-sinistra, che decreteranno il nome del candidato presidente del centro-sinistra alle regionali di novembre. Causa pioggia, l'incontro è stato spostato nella sede del PD in piazza Eraclea, dove La Corazza ha incontrato simpatizzanti e cittadini. Agricoltura, attività manifatturiere, servizi avanzati e turismo sono le leve per combattere la crisi e pensare concretamente al rilancio dell'economia, che secondo La Corazza deve venire dal Metapontino, area simbolo della Basilicata, che non si rassegna e vuole agganciare il treno della ripresa economica, così come ha spiegato ai nostri microfoni. La sfiducia non ci deve, non dobbiamo arrenderci a questa sfiducia, ed è stata la ragione per la quale ho deciso di fare le piazze. Stare nelle piazze con il camper, parlare con le persone senza filtri e senza rete, non chiudermi all'interno di teatri, di luoghi ovviamente che molto spesso sono inaccessibili da parte della comunità e dei cittadini, che devono avere la possibilità anche di criticarti, perché se le cose stanno e viviamo questa condizione è perché anche qualche errore l'abbiamo commesso, ed è per me questa la sfida più bella, cioè quella di costruire in questo percorso per le primarie, e spero anche dopo in campagna elettorale, una partecipazione tale che possa far rinascere un po' di fiducia e un po' di speranza, perché parte da qui, dal mio punto di vista, la Basilicata migliora. Una domanda un po' particolare: se il 22 dovesse risultare, ecco, vincitore, perché ha qualche dubbio? Come si porrà con Pittella e con i suoi sostenitori? Ma io, diciamo, ho rispetto per tutti i candidati. È chiaro che le primarie non sono un congresso, e quindi non si potrà valutare un'ipotesi per la quale ci si siede a un tavolo poi per trattare. Questa è la politica, diciamo, che dobbiamo liberare. L'idea che si possa prendere una percentuale di voti e poi dire che cosa tocca a me. Forse questa è la libertà che chiedono i lucani, del cambiamento che noi dobbiamo costruire.